Una battaglia di rappresentanza, l'ha definita, nessuna possibilità per il centrodestra di arrivare al ballottaggio? Se si è in quattro, io credo che sia inevitabile. Nemmeno il mago Terma si azzarderebbe a prevedere una vittoria di un candidato di centrodestra. Ma perché Berlusconi, Salvini e Meloni hanno fatto un casino che la metà basta. L'abbiamo denunciato, noi esclusi dai loro incontri, abbiamo, nonostante l'esclusione, chiesto unità, hanno preso a sportellate in faccia la gente che chiedeva unità. Nessuno dei tre candidati, Bertolaso, Marchini e Meloni, credo che rappresenterà l'opposizione in Campidoglio, perché nemmeno ci metteranno piede. Io sarò lì a rappresentare cittadini e territorio. Perché secondo lei questa impossibilità di trovare un accordo, un'intesa? Per gli egoismi. Guardi, lei fa la domanda all'unico che si è speso concretamente, formalmente e sostanzialmente, mettendo anche in discussione la mia candidatura, perché se chiedi unità devi mettere in conto che puoi ritirare la tua candidatura. E questo mi è costato anche una stasi nella campagna elettorale, nei sondaggi. Però a un certo punto arriva il momento in cui premi il bottone e dici basta, perché dobbiamo presentare liste, ho un esercito di 350-400 persone pronte a battersi tra comune e municipi e si va alla conta. Se non hanno voluto fare l'intesa, i partiti più grandi non possono chiederlo a me. Avrei manifestato ancora disponibilità se si fossero messi insieme almeno due candidati, nemmeno questo è stato possibile. Tutti vogliono che si dica gli altri tre e questo non si può fare. Con Giorgia Meloni c'è stato un percorso comune, questa impossibilità di parlare è davvero difficile da comprendere. Io più che dire sono pronto a votarti, facciamo questa alleanza, poi l'alleanza si deve sottoscrivere in due. E se questa disponibilità non c'è, perché voi giornalisti e tutti i testimoni del rifiuto a parlarne da parte della Meloni, che mi addolora, mi dispiace, perché io pensavo insomma che questa storia comune avesse un valore, e per quello che mi riguarda anche una storia di pulizia morale, che forse è l'unico elemento che preoccupa evidentemente. Grazie.